Noi siamo per il dialogo, ma il dialogo non vuol dire l'accettazione di qualunque controparte. Noi non dialoghiamo e non accettiamo il confronto col Movimento 5 Stelle e con Fratelli d'Italia. È una scelta netta e definita, perché il dialogo si fa a partire dai valori comuni. E mi dispiace se negli interventi ho sentito dire: ma noi siamo tutti persone ragionevoli, più o meno la pensiamo tutti nello stesso modo. Certo, poi alle prossime elezioni andremo separati. Ma che vuol dire? Ma perché? Cioè, io vorrei capire la logica. Qual è la logica? La logica è che veniamo dalle grandi famiglie politiche europee. Abbiamo principio, diciamo, di razionalità nella gestione della cosa pubblica, senso di responsabilità, e però quando poi ci sono le elezioni ci andiamo con Fratelli d'Italia e 5 Stelle. Ma dove? Dove? Voglio sapere dove? Nell'origine, nella matrice, nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari europei, dei liberali europei, esiste la possibilità di considerare di sottomettersi a sovranisti e populisti? Non c'è, non esiste. Qualunque sistema elettorale ci sia, ci possiamo inventare il Porcellum A, il Porcellum B, lo spagnolo, il tedesco, il cileno, il cinese. Noi con populisti e sovranisti non andremo alleati.